Arezzo aveva bisogno di supposti d'oro e di energia. Arezzo aveva bisogno di supposti d'oro e di energia. Arezzo aveva bisogno di supposti d'oro e di energia. Arezzo aveva bisogno di supposti d'oro e di energia. Galleria di arte contemporanea e moderna comunale di Arezzo. Finalmente una riapertura importante. Alessandro Mendini, un attore di design veramente importante, con l'artista retino Roberto Remi, quindi un'apertura importante che finalmente ridà vita alla galleria comunale, per troppo tempo rimasta chiusa. Naturalmente Mendini non ha bisogno di grandi presentazioni, Roberto Remi comunque altrettanto, una mostra interessante. Abbiamo incontrato l'artista e quindi siamo a presentarvelo. Alessandro Mendini, design d'autore veramente, e al quale ovviamente diamo il benvenuto ad Arezzo nuovamente. Ormai è una persona che ad Arezzo viene spesso, ha anche una sua opera, il teatrino del Bicchieraia, che è una chicca veramente. Quindi di nuovo ad Arezzo con le sue opere assieme all'artista retino Remi, Roberto Remi, e quindi benvenuto ad Arezzo. Cosa ci dice di questo suo ritorno nella città di Piero? Grazie. Città di Piero che ospita gli affreschi, non Città di Piero che è la data di Natale, quello rimane sempre Sansepolcro. Per me, oltre che la città di Piero, è la città di Remo. Esatto, esatto. Già nell'85, no? Se avete Roberto fatto. Remi. Roberto Remi. È la seconda volta che faccio in un progetto di mostra, e mi piace molto perché abbiamo una tecnologia di ricerca. Pertanto in questo caso abbiamo lavorato su dei fonemi, su degli alfabeti. Io lavoro molto con alfabeti visivi, cioè facendo ritmi visivi, e lui anche fa ritmi visivi, e poi attraverso anche i suoi titoli lui fa addirittura dei fonemi, per cui è una mostra di ritmi. Ho scelto una serie dei miei alfabeti e li ho composti in situazioni diverse che sono presentate sotto forma d'architettura, di pannelli decorativi, di oggetti di design industriale e anche di oggetti d'arte. Quindi una completezza di percorso. Concludiamo questa brevissima intervista con una provocazione che forse non si aspetta. Quelle bellissime bombe dorate che sono a Bicchieraia, che ormai molti ad Arezzo molto religiosi chiamano le supposte d'oro, forse non si potrebbero spostare? Io le lascerei lì perché credo che... Lo credo. Arezzo abbia bisogno di supposte d'oro e di energia. Grazie per la simpatica risposta. Ed allora scopriamone queste supposte d'oro piene di energia. Sono quelle che sono nel chiostro del teatrino della Bicchieraia e che molti vorrebbero togliere. Anche noi, insomma, siamo abbastanza ben disposti. Sono queste quattro suppostone che non sappiamo bene a chi metterle, perché ovviamente Mendini ha detto che sono piene di energia, ma non ci ha dato disposizioni precise su chi dovrebbe essere destinatario di queste supposte. Comunque è meglio risentire ancora una volta le parole di Mendini. Arezzo abbia bisogno di supposti d'oro e di energia.